Yolanda Zip. Hello everyone! Rieccoci tornati con un nuovo video! Allora ragazzi, oggi video del mercoledì pomeriggio delle ore 18. Che bello. Ed è un video super speciale perché ci è arrivato un pacco da Hogwarts. Direttamente dal mondo dei maghi. Direttamente ce l'ha portato Edwige. Esatto. Stiamo scherzando. Fosse bello. Comunque è una mystery box. Come quella dell'altra volta. Come mai siamo così scuri? Ah no, perché non sono scato. È una mystery box. Come quella dell'altra volta, che ce l'ha gentilmente mandata Always Wands. Ciao ragazzi, grazie. Loro hanno il loro sito ufficiale, ve lo lascio nell'info box, che vendono tutte cose di Harry Potter, bacchette personalizzate. È bellissimo, ragazzi, andate a visitare il sito, becchiamo Harry Potter, veramente. Questo sito è perfetto, è bellissimo, è stupendo. E loro per San Valentino hanno fatto una cosa molto particolare, una cosa che si chiama Love Box. Bellissimo. Ed è una box a tema, non so, Love Box, penso ci sia qualcosa di speciale all'interno. Certo, che ora vedremo anche noi, perché questa è una Love Box altrove. Esattamente. Che ci sono delle cose per te e delle cose per me. Esatto, qua c'è proprio il sigillo All Bellissimo, Post. Cioè, mandato... No, ma la cosa bella è il timbro proprio qua, fantastico. Hogwarts. Cioè, raga, allora, per noi che amiamo Harry Potter. Mi fa quasi. Cioè, mi fa non quasi, voglio aprirla. Mi dispiace. Mi piace quasi aprirla, però è fatta veramente molto bene. Però, vabbè, apriamola. Ci sarebbe la musichetta. Vediamo. Oh, ma poi è impacchettata benissimo. Sì, è molto bella. Oh, sono curioso, ragazzi, che ci avete mandato. Sono curioso. Oh. Ah, d'altronde, ragazzi, rimanete attivi. Con questi ragazzi faremo una collaborazione molto molto importante. Esatto, ragazzi. Saprete più avanti. Ecco qua, guardate. Comunque, questa qua è la scatola. Love Box. Adoro. Che bella sopra. Valentine's Day Edition. Esatto, allora, quindi l'edizione di San Valentino. Allora, noi cosa facciamo adesso? La apro. Oddio. Oh. E c'è questa carta, viene presentata così. Vi esce il fogliettino all'interno. È una letterina. Ok. Vediamo. Leggo? Sì. Allora, ti ho regalato una sciarpa per tenerti al caldo, la mia Felix Felicis, perché la mia fortuna è avere te, una boccetta di amortenzia. Puoi lasciarla sigillata perché non avremo bisogno, un segnalibro always per ricordarti che per te ci sarò sempre, una shopper che faccia capire a tutti di tenersi alla larga. Ho tralasciato qualcosa? Beh, per tutto il resto hai la tua bacchetta. Ok, allora quindi... Ecco, ovviamente ci sta anche vedere il bigliettino. Dei ragazzi, molto bello. Allora, noi con tutti i social. Grazie ragazzi per la letterina, fantastica, esatto. Grazie. Allora, noi adesso cosa facciamo? Mettiamo le mani una alla volta, mettiamo le mani dentro e peschiamo qualcosa. Ok. Allora, inizio io. Ma inizio tu. Allora, oh, ho pescato questo pacchettino. Vediamo. Oddio. Che carina! È la Mortensia! È la Mortensia! Adoro! Ma è una boccetta, è una collana! È una collana! È dentro una collana, c'è la pozione! E dentro c'è la pozione di Amortensia! Come hai fatto? Te la vuoi prendere? In realtà non mi servirebbe perché ho te. Oh! Però è molto carina, come piccola! Ma è fatta? È bella perché è fatta col vetro. Poi ci sta la scritta Mortensia. Esatto. Molto bellina. Molto carina. La prima che ci è uscita, che abbiamo beccato, è una pozione di Amortensia. Amortensia. Sembra una cosa spagnola, ma in realtà non è spagnola. È ripottiana. È Harry Pottiana. Vado. Ok, vai tu. Oh. Questa è la sacca. È la sacca. Oh. Ah. Che carina. Keep calm. I've got a wand. Adoro. Guardate ragazzi. Molto bella. Mi piace. Questo farò il mio shopping con questa qua. Mi piace. Vabbè. Molto bellina. Molto bella. Questa è molto carina. Ok, mettiamo. Io rimetto tutto. Metti da parte. Tutta parte. Vai. Vado io? Sì. No. Adoro. Ragazzi, adoro la Felix Felicis. Ok, ragazzi. È la Felix Felicis. Avete presente le collane, tipo il... la ricordella, tipo queste qua che le vendono comunque in miniatura, il giratempo che ha Hermione. Bene, a collana hanno fatto anche la Felix Felicis, che è fatta così. Bellissima, poi tale qua. È proprio la fialetta, infatti è proprio uguale. È uguale. Bellissima. Davvero.
Oddio, è Ho fatto proprio stupenda! bene. Pensavo io, cioè, sappi. Ehi, tutto lei si prende. È troppo bella. Veramente è fatta benissimo. Vedi questo colore tipo Questo oro un po' oro. sporco, è bello. Sì, era un po' Da quel poco di antico. antico, esatto. Esatto, molto bella. Poi, Bellissima. Siamo un po' raffreddati da questa non so se fregata. si sente, ma direi anche sì. Ci vorrebbe una pozione per Una guarire. pozione per il raffreddore. Vado. Shh, non sclerare, non sclerare. Shh, Io non ce l'avevo. Mo si ragiona. Aspetta, non devo mettere Aspetta così. bene. Come? Danilo sta scherzando. Sono Grifondoro ufficiale. Danilo sta Che sclerando. bella, grazie, raga. Oddio, è bellissimo. Ah, vedi come. Mo sì, come parlo per Harry Mo, Potter. sono proprio gli occhiali, sono solo la È cicatrice. Grifondoro, sì, è proprio Grifondoro ufficiale, che Guarda che bella, bello. raga. È fatta benissimo l'altronde. Senti che bella qualità. Sì, È è veramente pre-calda. calda. Ah, oh, me la tengo per tutti i video, ecco qua. Che bello. Oh, che Che bello. figata! Ok, diciamo che penso sia finito. No, Ah no, c'è ancora questo. no! Ah, ci sta Il il segnalibro. segnalibro ufficiale. After all this time, Bellissimo. continuate voi sotto nei commenti. Esatto. E c'è anche un Bellissimo. aspetto patronus. Sì, c'è un patronus, che è il cervo. Dite sotto in un commento di chi è il patronus di chi è il cervo. Esatto, mi Allora, raccomando. siccome io la mia bacchetta l'ho già ricevuta Esatto. dai ragazzi, Momento. i ragazzi hanno fatto una bacchetta speciale, unica e rara solamente per Daniele. Diciamo, Raga, sono il primo ad averla. è stata questa bacchetta speciale perché Daniele è l'unico ad avere questa bacchetta ed è personalizzata. Se voi avete visto anche l'altro video dove io ho aperto questa box, praticamente loro fanno le bacchette proprio personalizzate anche con il vostro Ragazzi, nome. sono Sono bellissime. Ne vale proprio bellissime. la pena. Andate a visitare anche la pagina di Instagram perché è Vabbè, molto io le lascio carina. tutto in descrizione. Vado? Vai. Vediamo. Oh, madre! Ma è Oh mio bellissima! Dio! Wow! Ma è Oddio, ma sembra un stupenda! mago! Che c'è qua sopra? Aspetta, c'è un bigliettino. Ma tieni qua. Legno di ciliegio 13 pollici e mezzo nucleo di crine di Trestal per la magica Iridescente! illescente. Sta qua sotto! E adoro. La bacchetta è appartenuta al mago oscuro Daniel. Ah, sono io. Sei tu! Però ho scritto Daniel con l'inizio. Vissuto in Asia occidentale nel terzo secolo d.C., dove la sua morte fu sepolta con lui nel profondo dell'oceano per secoli. Ed è stata riportata Grande. alla luce solo recentemente da un pescatore, bravo pescatore, che non comprendendone appieno il valore l'ha venduta per pochi spiccioli, pescatore. Ma un mago oscuro, riconoscendone il potenziale, Ha decise quindi di portato portarla ad Ollivander, Ollivander. ordinandone il restauro. Grazie, Ollivander. Grande Ivander. Garrick Ollivander dedicò notti intere a quel progetto e dopo aver riverniciato questa bellezza, decise di incastonare. Ma c'è sta bacchetta. Alla sua estremità una rarissima perla di sangue di Trestal. La Questo. combinazione unica del suo genere ciliegio e Trestal emanava un immenso potere oscuro. La bacchetta quindi richiede notevole maestria per essere gestita. Vediamo. Oculus Reparo. Vediamo se faccio scomparire Yolanda. Non c'è più Yolanda. Funziona, raga, funziona. Quindi mi raccomando, se volete far scomparire le vostre ragazze, non la faccio riapparire. Yolanda, riappari. Funziona allora. Ragazze. Quanti scherzetti posso fare a Yolanda? Comunque, raga, grazie, è fantastica. Diciamo, guardate quanto è bella. Cioè, ma sembra proprio un mago scuro. Anche se sono un Grifondoro, in realtà. Però Esatto. sono un Grifondoro un po' scuro. Un po' Un po' cattivo. cattivello, però è bellissima. Cioè, grazie, ragazzi. Grazie, Nicola. Grazie a tutti che dicono questo buono. È È fantastica. Non so che bellissima. dirvi. Ci vedremo a breve. Comunque è bellissima perché a parte che è tutta intagliata, cioè io non immagino quanto tempo C'è ci un voglia lavoro per fare dietro una cosa del assurdo, genere. cioè, te ne parla Ragazzi, quelle di. le fanno a mano, cioè si È mettono tutto loro e fanno. artigianale, E ragazzi. va, poi si sente, Si è sente? pitturata, sì, è fatta Ma loro. no, belle, proprio legno, cioè, sono proprio due di legno, è Che poi va, fantastico. cioè, pure io la volevo la berlina. Ci sarà mai una scuola di incantesimi anche qui? La voglio. C'è Ragazzi, la scuola di di Quidditch. qui, ragazzi di Always Wands, forza, create una scuola di magia, visto che fate Esatto. queste belle cose.
Va bene ragazzi, allora grazie mille a tutti per aver visto questo video, grazie mille ai ragazzi di Always Ones per averci mandato questa love box È fantastica bellissima, e per grazie. averci omaggiati di tutte queste cose meravigliose, perché raga, cioè Anzi, mi davvero. raccomando, fate veloci perché ci sono pochi pezzi, della Esatto, Valentine's Day, ci sono grazie. lobby, lobby, ci sono pochi pezzi della love box. E niente, allora fateci sapere magari sotto in un commento qual è stato il vostro pezzo preferito, qual è il vostro personaggio preferito di Harry Potter o qual è il vostro patronus, se l'avete fatto su Pottermore. Noi siamo Grifondoro. Grifondorissimo. Il mio patronus è un gatto, come avete visto l'altra volta. Il tuo? Non lo No, non sai. l'ho fatto sul Patronus, Non l'hai però lo devo fatto. fare, lo farò a breve, vi farò sapere. Esatto. Va bene, grazie mille a tutti per aver visto questo video. Grazie ancora ai ragazzi di Always Grazie, Ones. raga. Vi invito ancora a visitare il loro sito. Io vi mando un bacione, un abbraccio fortissimo. Noi, come sempre, ci vediamo domani alle ore 14:30 con un nuovissimo video. Video. Ciao! Scomparite!